Ecco, bene, stasera, allora, stasera qui a Firenze è il secondo incontro che teniamo appunto sull'antroposofia di Rudolf Steiner. Stasera parliamo della costituzione occulta dell'uomo correlata anche con gli stati di coscienza, lo sviluppo degli arti superiori. L'uomo si dice è fatto di corpo, anima e spirito, no? E si potrebbe dire che c'è un elemento che non è gli organi, in qualche modo, i quali sono delle porte che accolgono il mondo esterno, no? Noi camminiamo, andiamo in giardino e possiamo in qualche modo accogliere dei fiori, vediamo dei fiori colorati, no? Ecco, il corpo non ha la funzione di darci né la conoscenza né la sensazione di quello che ci viene dal mondo, ma soltanto la percezione. Se fosse in realtà una sorta di telecamera che in qualche modo nel mondo si mette e prende i dati, li preleva e li porta all'interno. Quindi il corpo è soltanto uno strumento neutro che non ha capacità di giudizio e neanche di intuizione, di senso. Ovvio che se prendiamo un corpo, lo prendiamo di anima e spirito, capiamo subito che non è in grado di. Quindi il corpo, l'elemento corpo, è qualcosa che stabilizza qualcosa di neutro, no? Uno strumento attraverso il quale noi non potremo fare l'esperienza della materia. È fondamentale, è basale, perché senza il corpo noi non saremo umani. Quindi il corpo fisico, per come è strutturato adesso, cerchiamo di caratterizzarlo, è la base su cui edificare la coscienza umana. Un essere umano senza corpo avrebbe un'altra coscienza, così come è diversa la coscienza di un angelo, di un arcangelo, perché la base corporea lo pone in uno stato di coscienza, di separazione tra lui e il mondo, che è cosmicamente esclusivo. Si potrebbe dire che nel sistema solare, per non voler andare di fuori, non vi sono stati di coscienza come quelli umani, sono quelli di spirito nuovo. Se prendiamo un angelo e lo paragoniamo a coscienza, se abbiamo tempo possiamo anche cercare di farlo, anche se questo tipo di analisi sarebbe meglio fatto in un altro ambito. Però l'ambito dell'angelo, la coscienza dell'angelo è una coscienza che non riesce a distinguere un fuori dentro. Invece l'uomo è colui che dice fuori c'è un mondo, dentro ci sono io. Ecco, questo appello, cioè questa affermazione, non è una cosa da poco, perché nel cosmo non ci sono tanti individui che sono capaci di creare questo, di stabilire questo, di avvertire questa separazione dal mondo. L'uomo, grazie al fatto che ha un corpo, posto anche in una limitazione. Questa limitazione però gli offre la possibilità di distinguere se stesso, di edificare un mondo proprio dal mondo esterno. Vedete che ci stiamo muovendo. Ecco, siamo davanti al fiore, abbiamo detto, no? E il corpo ci dice impressione del fiore. A un certo punto in noi si attiva qualcosa che prova una sensazione. Davanti a una rosa rossa abbiamo una sensazione che ha oggettiva, può essere, per esempio, se davanti alla rosa rossa sentiamo che ha delle spine, queste pungono. Ecco, queste spine pungono per tutti. Non c'è qualcuno che dice, ah, ma come è morbida la rosa? Cioè, le spine della rosa, no, mi appunto la rosa. Oppure tocchiamo un velluto, sentiremo tutti che ha un senso di velluto. Tocchiamo una cosa ruvida per tutti, è ruvida. Una cosa calda per tutti è calda. Se c'è uno che dice che una cosa calda è gelida, deve andare al dottore. Sono cose che sono in qualche modo palesi a tutti. Ecco, in questo elemento non c'è un elemento di giudizio. Cioè, non si può dire che il caldo è diverso per ognuno, è uguale per tutti. Quindi ci sono delle impressioni che vengono date dal corpo che non possono essere, sono a priori. Questa neutralità ce la dà un certo elemento della singolarità. A un certo punto, davanti alla rosa, ci sarà qualcuno che dice: ah, che bella la rosa. Un altro che dice, no, però a me piace di più il giro. No. Ecco, in questo ambito sorge un elemento che nella natura non c'è. Non c'è un essere che è capace di scegliere a suo vantaggio come fa l'uomo. Cioè l'uomo inserisce un elemento di separazione, di giudizio, a secondo, quindi lo compara con le sue utilità e dice questo mi piace perché mi risuona, perché mi può essere utile. E questo elemento appartiene all'uomo. Questo elemento egoistico, in cui io mi faccio i miei conti a seconda di quello che il mondo mi offre, cosa posso utilizzare, si chiama anima o astrale, mondo astrale. Il mondo astrale è un mondo
di confine tra il corpo e lo spirito. È il mondo in cui posso sentire e avere un'impressione, posso anche pensare, però è sempre per trarne dei motivi o delle iniziative, no? C'è però un altro aspetto, perché io di fronte a te non ho solo l'impressione, che è una brutta, oggettiva, sono spinto anche a chiedermi delle leggi di esistenza del fiore, per esempio indagare sulla sua natura. Ma che specie è questo fiore? Ma come si crea? Ma come nasce? Ma che senso ha questo fiore? Che scopo ha? Ecco, questo non appartiene più al corpo, ma neanche all'anima, non appartiene allo spirito. Cioè quella forza in noi che ci mette in cerchio della verità, in senso superiore. Adesso è una panoramica. Ecco, io ve lo dico perché, per esempio, gli animali non hanno lo spirito come ce l'ha l'uomo, quindi questo è l'elemento fondamentale. Per un animale di fronte a una pianta, anche se sembra curioso perché la deve usare, una volta che l'hanno usato, è già esaurito, lui ha già in qualche modo risolto in sé, ha già compreso, non si può dire domande sull'esistenza, la pianta, dove andrà, perché in qualche modo non c'è l'elemento dello spirito che lo attiva alla ricerca in sé. È come se lo spirito fosse una facoltà dell'uomo, adesso. Ho fatto l'esempio concreto che lo mette in cerchio di se stesso. È lo spirito universale che attraverso l'uomo in qualche modo prende una connotazione individuale e usa l'uomo affinché possa arrivare a un'affermazione di sé. È come se lo spirito universale volesse crearsi un'identità attraverso l'uomo. Ovviamente questa identità prima se la fa l'uomo. L'uomo dice io. E crede di essere lo spirito, no? Però vedremo poi che in realtà questo io che noi diciamo non è l'io che diciamo lo spirito, ma è l'io che diciamo la nostra anima. Quindi l'uomo è soprattutto corpo e anima e molto raramente spirito, è anche spirito. Però essere spirito significa essere già in un ambito in cui sei consapevole di essere allineato e cercare una realtà spirituale, come dicevi tu, avere un'esperienza spirituale concreta, no?